Prima di addormentarsi, le persone hanno uno sprazzo, un momento, dicono però adesso, fino adesso è andata così, però adesso cambia. Io per non so quanti anni, in quel momento là, ho preparato il discorso di ringraziamento per l'Oscar, tutto in inglese, e ogni sera cambiavo qualche parolina. Ce l'ho pronto, non mi è mai servito. Però, e non c'era nessuno che mi svegliasse, mi scuotesse e mi dicesse, ma cosa fai? Quindi, ecco, la dilatazione della realtà, che coincide un po' con quella che dicevi tu, dell'aspetto fisico, ha a che fare molto con il nostro vestito, che ha a che fare con la follia, con i vari gradi della follia, con la sana follia, quella che dilata i confini della ragionevolezza. Se poi ti faccio un'altra domanda. Se voi vedete il mio telefono, mi voglio preoccupare per questo. Questo telefono è un telefono assolutamente normale, ci saranno, non so, 150 numeri di rubrica, non so quanti ne sono. Almeno il 60% di questi numeri sono numeri di telefono di persone disturbate di me. Io sono carta mosticida per i malati di me. Il malato di mente, quando mi vede, quando mi incontra, quando mi può in qualche modo avvicinarmi, io divento per lui un punto di riferimento, perché ho la debolezza di ascoltarlo. E lo ascolti la prima volta e non lo perdi più. Ci sono dei malati di mente, non farò nomi, perché l'hanno segreto, sono gli anonimi, che mi telefonano tutti i giorni. Allora come va? Bene? Ma piove lì? No, non piove lì, in nostra conversazione. No, no, non piove. Va bene, allora non piove, ci sentiamo domani.